Codis? Isolde? Ti passo di nuovo il microfono al Seceda, dove c'è Isolde Kostner pronta al microfono di Ellis. Metri dall'arrivo di questa gara che ha in casa anche in questi giorni un paio di atleti della Gardenissima. Isolde Kostner sicuramente uno dei nomi più conosciuti che la Gardenissima può presentare, e anche tu quest'anno hai un numero che, o diciamo il numero che parte contro di te, è andato all'asta a favore di Medicus Comicus. In più, chi ha guadagnato all'asta questo numero di partenza contro di te ha ricevuto una tua tuta da gara autografata, sicuramente un grandissimo valore. E come vedi questa iniziativa che la Gardenissima quest'anno ha fatto per dare una mano al Medicus Comicus? Ma sai, io credo che delle iniziative così come la Gardenissima, che ormai è un grande evento, facendo in qualche modo beneficenza, rallegra tutta la giornata e dà anche un nome ancora più positivo alla manifestazione. Quindi credo davvero che noi con poco possiamo aiutare un po' qualcuno che ha bisogno, e quindi lo facciamo volentieri, no? Come dici te, noi che effettivamente stiamo bene possiamo aiutare chi sta un po' meno bene di noi. Vedo che ti stai scaldando, perché qui da noi fa abbastanza freddo, siamo ancora sotto zero. Hai avuto occasione di vedere il tracciato, di analizzare un po' quali sono i passaggi più ghiacciati, meno ghiacciati, come vedi la neve, com'è la situazione del tracciato? Sì, certamente ho fatto ricognizione, mi sembra che giri un po' più di più degli altri anni in diversi punti, la neve è perfetta, certamente ghiacciata, però avendo delle lamine buone non ci dovrebbero essere problemi. Isolde, l'anno scorso tra tutti gli ex atleti maschili e femminili tu hai fatto furore, hai veramente raggiunto un risultato ottimo qui alla Gardenissima l'anno scorso, quest'anno altri nomi, altri ex atleti in gara, come vedi le tue possibilità di vincere anche quest'anno? Ma sai, ormai noi da ex atleti possiamo prendercela un po' più con tranquillità, anche se certamente la competitività c'è sempre. Sarà da vedere, nelle donne ex atlete ho possibilità di vincere, questo sì, però è tutto da fare. Il mio obiettivo è quello di battere il mio tempo dell'anno scorso. Come dicevo prima, il tracciato è un po' più angolato, quindi dovrò darci dentro di più rispetto all'anno scorso e ci proverò. Bene, Isolde, io ti lascio andare a scaldare ancora per non prendere freddo, in bocca al lupo per la gara. Grazie che partecipi, che sei qui con noi, e ci vediamo giù all'arrivo. Grazie a voi. Ciao. Ecco, Isolde Kostner, un nome sicuramente conosciutissimo che abbiamo qua in gara, lei che ci dà in tante manifestazioni grandissimi sostegni e partecipa anche sempre molto volentieri. Quindi ho la prossima atleta, la signorina Agerer, qua con me. Wie schaut's aus? Wie ist die Piste? Wie ist der Schnee? Und wie schauen deine Chancen aus für einen Sieg heute? Ma der Schnee ist einmal super, also wirklich, die Piste haben sie sich ganz viel angetan und das ist eine super Arbeit, was sie geleistet haben. Ich weiß nicht, was ich mir erwarten soll bei der Rennen, ich habe es noch nie gemacht. Ich sage, ich probiere es, ist sicher ein riesen Hitz, aber auch richtig anstrengend, und ja, dann schauen wir im Endeffekt, was rauskommt. Ich denke, du kannst mit deiner Saison heuer wirklich zufrieden sein, super Resultate, die du heuer erreicht hast. Was waren so, heuer ist vielleicht ein bisschen der Knoten aufgegangen, was waren so deine positivsten Erlebnisse, oder was war anders, dass du sagen kannst, heuer hat es wirklich mal geklappt? Ich sage, anders haben wir nichts gemacht. Wir haben gut trainiert den ganzen Sommer und dann nochmal in Amerika gut trainiert. Nach den ersten Weltcup-Punkten haben wir schon einen persönlichen Auftrieb gegeben. Aber ich sage, die wichtigen Erlebnisse waren die Siege im Europacup und dann vor allem der siebte Platz in Aare, wo ich gesagt habe, ich kann wirklich ganz vorne mitfahren. Ja.
Gesamtsieg, Europa Cup ist sicher ein Resultat, was man aushängen muss, Ohren nicht einmal zu reden, weil so weit vorne in der Weltelite des Ski, das ist sicherlich für jeden Athleten ein wichtiges Resultat, dass man auch weitermacht. Wie schaut dein Sommer aus? Weil die Saison ist jetzt beendet. Ja, Denisima ist für viele Athleten, was da mitmachen, vielleicht so ein bisschen das letzte, der letzte Spaßfaktor, einmal ein Rennen zum Spaß mitzufahren. Und was machst du im Sommer? Wie schaut dein Training im Sommer aus? Ja, wie du gesagt hast, das Rennen noch. Dann machen wir zweimal drei Tage Skitest, die neuen Ski mit der ganzen Umstellung. Und dann denke ich einmal in Urlaub ein paar Tage, weil das haben wir jetzt heuer schon verdient. Und ja, dann geht eigentlich gleich das Training wieder los Mitte Mai. Fangen wir an mit Radfahren und dann kommt das Krafttraining dazu und dann fliegen wir schon nach Argentinien. Das geht ganz schnell, ja. Also Zeit zum Rasten gibt es nicht viel, deshalb die Athleten sind allem unter Strom, müssen allem dabei sein beim Training und nichts auslassen. Ich wünsche dir fürs Rennen alles Gute, dass es klappt. Es gibt schöne Preise zu gewinnen, deswegen sicherlich seid ihr alle mit viel Ehrgeiz dahinter. Aber wichtig ist, dass ihr alle Spaß habt und wir sehen uns noch unten im Zielraum. Ja, super, danke schön, Enka. Schönes Rennen, wir sehen uns unten. Danke vielmals, grazie mille. Sicuramente una grandissima stagione per lei che ha vinto la Coppa Europa e sicuramente dei risultati eccezionali. E vedo che abbiamo già la prossima atleta che sta aspettando. Paola Magoni, detta Paoletta, anche lei un ex atleta che parte oggi col numero 113. Paola, ti abbiamo qui a questa bellissima gara e visto che abbiamo parecchi ex atleti in gara, anche tu un nome conosciutissimo, medaglia olimpica, hai guardato il tracciato, come ti senti, come pensi di fare la gara oggi? Ma cercherò di mettere il massimo del mio impegno, anche se è tanto che non faccio gare, quindi non ho più tanto l'idea, sai, di come bisogna scendere. Però farò del mio meglio e che mi vada bene, perché è bella impegnativa come pista. 6 km di pista, impegnativa sì, ci vuole gamba. Comunque l'importante da noi è sempre, soprattutto, divertirsi. E, in Val Gardena, tu la Val Gardena immagino che la conosci. Sei arrivata quando? E ovviamente oggi presentiamo di nuovo il tempo perfetto, perché lo ordiniamo sempre perfettamente per la Gardenissima. Come ti sembra Val Gardena? Dacci un commento da parte tua. Ma è forse il posto, senza forse, è il posto più bello del mondo per sciare. Io sono arrivata venerdì, ieri ho sciato, sono andata un po' in giro. È sempre tutto molto bello, la gente è molto ospitale. Io l'ho sempre definita la Romagna della neve, perché posti bellissimi, gente sempre gentile, educata, ospitale, ed è molto importante. Quindi faccio sempre una bella pubblicità alla Val Gardena, perché lo merita. E poi quest'anno giù all'arrivo c'è un'altra cosa particolare che la Val Gardena riesce a presentare: mangiare ottimo, e quindi oggi canederli all'arrivo, che sicuramente anche tu potrai gustare quando arriverai al traguardo. Io ti auguro un grandissimo in bocca al lupo per la gara e ci vediamo giù al traguardo. Va bene, ci vediamo al traguardo e come dicevo in albergo con Anne-Marie Moser-Preul, un mito dello sci, ogni giorno qua un chilo, talmente si mangia bene. Un chilo al giorno, andiamo via con 3 chili in più. Bene, allora grazie mille Paoletta, Paola Magoni, un bocca al lupo anche a lei per la gara. E vedo che, anche se ancora un attimino lontano, c'è un altro grande campione, un altro campione gardenese, ex campione, che si sta avvicinando, il nostro caro Peter Rungaldir, che oggi parte col numero 121. Oggi con un casco che sicuramente non lo perdiamo in pista, e ancora si sta ancora preparando, perché manca poco anche alla sua partenza. Peter, vieni un po' più vicino a me che non mordo. Ecco, ti ho già visto prima che stavi partendo per fare ricognizione con un casco che si vede molto bene. Come detto, oggi sicuramente non ti perdiamo in pista. Come vedi la pista? Come è andata la ricognizione?
Ah bene, tranne il fresco non pensavo quassù, ma lo diranno tutti. No, non si è più abituati. Bene, la pista è bella, sbatte molto perché con la poca neve si sentono le ondulazioni e ne risentiranno di più le gambe, quindi sono un po' teso per quanto riguarda la fatica che farò. Anche se ho visto qualche video tempo fa degli anni 90 quando facevi le gare, anche lì battevano un poco, non erano autostrade come sono in parte al giorno d'oggi. Tu comunque, ne parleremo anche dopo, non sei solo più sciatore, sicuramente fai il maestro di sci, fai l'allenatore, fai tutto, ma la bici è diventata una cosa molto importante nella tua vita. Beh, sai che organizzo la Hero, la City Roll, la Ronda Hero, è già da 3 anni, questo è il terzo anno, terzo evento, è cresciuta molto e difatti questo, oramai siamo già dentro nell'organizzazione, siamo in piena e sarà col 23 giugno partirà anche questo evento e vedremo poi più avanti sicuramente. Sicuramente dopo nella zona d'arrivo avremo l'occasione di parlare un po' di più della Sella Ronda Hero. Io ti faccio andare perché vedo come me tremi perché fa freddo, anche se c'è il sole ancora non scalda. In bocca al lupo a te per la gara. Abbiamo visto che l'anno scorso te e Isolde eravate in testa, quest'anno come pensi di cavartela contro gli altri ex atleti? Vediamo. Ho messo il casco apposta, questo arancione, che così mi vedono, sai, così, sia lento che veloce, sanno chi sono. Io ho detto state attenti al casco arancione e gli occhiali arancioni. C'è qualche animale che usa i colori per far paura, forse tu oggi usi il casco per far paura o almeno per non farti investire. Come detto, in bocca al lupo e auguroni per la gara e speriamo ovviamente che riuscirai a fare almeno il risultato dell'anno scorso. Ma speriamo, almeno ero primo di categoria, spero di rifarlo, sì. Quest'anno ho la tuta che l'anno scorso non avevo, quindi sono un po' più aderente, dovrei essere un po' più veloce e devo stare un po' più attento. E quest'anno l'Isolde la batti? Non lo so, vediamo. Allora auguroni, grazie Peter. Alex, come hai sentito qua gli atleti tutti pronti per partire, vorrei ripassare la linea a te, sentire se hai l'occasione di chiedere un po' di commenti sul tracciato, se hai magari qualche atleta che sa già dirti, che già sa fare qualche commento sui due tracciati che presentiamo qua all'inizio, che poi si unisce più avanti. Ciao Elis, no, purtroppo si stanno allontanando tutti, si stanno allontanando da me perché vogliono ricoprirsi, perché anche qui in zona arrivo fa abbastanza freddo, il sole non ci ha ancora raggiunti qui nel parterre vicino alla stazione del Col Riser e quindi appena beccherò qualcuno, anzi adesso trovo qui fermo un maestro di sci. Manuel, vieni un attimo. Manuel, che vogliamo chiedergli come è la situazione della neve, lui che è sceso come tanti maestri, anche lui partecipa attivamente lavorando sul tracciato in questa manifestazione sportiva. Manuel, qual è il tuo compito sul tracciato? Il mio ruolo è quello di essere lisciatore, cerchiamo di mantenere la pista liscia fino alla fine, cerchiamo di fare il nostro meglio. E quanti siete nel vostro gruppo? Ma siamo almeno una decina, poi ovviamente ci sono le 3 scuole, quindi siamo un bel po' di lisciatori. Importante soprattutto all'inizio lisciare bene la pista in modo che i concorrenti che arriveranno dopo trovano anche loro delle condizioni perfette. Oggi la neve è compattissima, quindi non dovrebbero esserci problemi, almeno per adesso. No, al momento le condizioni sono perfette, come detto sembra di sciare sul marmo, così compatta è la neve. Il lavoro più grande ci toccherà quando si prenderà il sole direttamente sulla pista. Esatto, quindi ti ringraziamo, ti lasciamo continuare la tua discesa perché devi ritornare su in postazione per ripartire. Grazie a tutti coloro che lisciano durante la gara, è una gara che più o meno andrà avanti fino a mezzogiorno, quindi 4 ore minimo di gara, quindi tanto lavoro sul tracciato per questi lisciatori e come detto un ringraziamento a loro. Benissimo, intanto qui vediamo che stanno arrivando tantissimi concorrenti e appena avremo di nuovo qualcuno da intervistare ti chiamerò Ellis, intanto ti passo la linea di nuovo
in alto su alla partenza.